L'ospite del giorno è... Che poi in questo caso non è un ospite, ma sono gli ospiti del giorno, perché abbiamo con noi una famiglia che vediamo già collegata in diretta sul 76 di Radio Linea TV. Adesso presentiamo i protagonisti, che sono mamma Emily. Buongiorno Emily. Buongiorno, papà Sergio, che è il secondo, perché insomma prima le donne, signor Sergio. Sempre Freddy. Buongiorno a tutti. Buongiorno. E poi in TV guardiamo il piccolo Christian, che è lì con voi. Buongiorno, esatto. Buongiorno. È una storia molto molto interessante, una di quelle storie che quando me l'hanno data qui in redazione, me l'ha data Francesca, mi ha appassionato, mi è piaciuta tantissimo, ed è un po' una storia triste, che però affrontiamo finché possibile con il sorriso sulle labbra, giusto Emily, Sergio, insomma chi vuole raccontarla, perché insomma è molto molto interessante. Tra l'altro facciamo questa cosa perché vogliamo essere utili a questa famiglia. Adesso ascoltiamo la storia e capiamo che effettivamente c'è bisogno un po' di tutti noi. Prego, noi pendiamo dalle vostre labbra, voglio che raccontiate tutto ai nostri ascoltatori in questo sabato mattino. Grazie. Niente, è nato tutto 19 anni fa, praticamente dopo aver saputo di essere in dolce attesa e averlo comunicato a Sergio, insomma, aspettavamo con un immenso amore nostro figlio, che non sapevamo neanche il sesso, anzi non volevamo saperlo, e poi ovviamente la gioia di diventare genitore per la prima volta, era tutto magico, era tutto bellissimo. Poi però purtroppo siamo entrati in un tunnel oscuro, dove purtroppo qui in Italia non riuscivano a comprendere la patologia di nostro figlio, dandoci comunque una diagnosi errata. E a distanza di tempo mi sono venuta a trovare i miei zii dal Canada, esattamente da Toronto. Ciao zii, approfitto anche se non so certo. Riusciranno. Ma sì, adesso ovunque. Senti Emily, scusa, per capire, no? Per far capire anche ai nostri ascoltatori, il bambino quando è nato stava bene? Sì, Christian stava benissimo appena nato. Okay. Non c'era stato qualcosa, adesso non so se ci sono degli esami, no? Voi eravate tranquilli, cioè nel senso non aspettavate nulla, ecco. No, noi fino a 5 mesi di età non c'era nessun sintomo, nessun segnale. Esatto, poi dopo però mi sono accorta che comunque Christian, appunto, intorno ai 5 mesi aveva il collo ciondolante, le manine chiuse, non gattonava, aveva difficoltà ad inghiottire, a deglutire, eccetera. Da lì ho fatto presente questa cosa alla pediatra, che però ha detto: no, guarda, non ti preoccupare, stai tranquilla, ci sono casi insomma un pochino più che ci impiegano un po' di più a tenere il collo dritto, eccetera. Poi però io sinceramente da mamma non ero così convinta, quindi con Sergio abbiamo deciso di cambiare il pediatra, e da lì invece il secondo pediatra ha detto: no ragazzi, qui c'è qualcosa che non va, iniziamo a fare delle indagini. Ma senti, la diagnosi, possiamo dirlo, no? Di questa leucodistrofia. Sì. Ok, ve l'hanno data qua in Italia, cioè nel senso vi hanno fatto la diagnosi? No, neanche. Infatti, come dicevo, sì, a Toronto. Insomma, siamo stati a Toronto, una struttura, mi dispiace dirlo, ma meravigliosa. Certo, quando è qua. E che sembrava di essere in un albergo, loro hanno subito sospettato che non fosse una tetraparesi spastica come c'era stata diagnosticata qui in Italia, ma tutt'altro. Quindi hanno detto: ragazzi, facciamo il prelievo di sangue per esaminare il suo DNA, cosa che, faccio una parentesi, io qui in Italia ho detto tantissimo ai medici: ma perché non facciamo un esame del DNA, meglio di quello? Però niente, non si può. Perché se voi che ci siete dentro, no? Vi dicono di no perché c'è, cioè, motivazioni economiche oppure altro? Sì. Secondo noi, nella nostra esperienza passata, sì, molto è problema economico fondamentalmente. E
E invece quando siete andati a Toronto, lì purtroppo è iniziato, insomma, l'esborso economico importante, perché lì... Sì. Diciamo che in Canada siamo stati fortunati perché la sanità canadese è pubblica come la nostra, nonostante abbiano degli ospedali che sembrano alberghi. Però a prescindere da questo, poi col fatto degli zii, insomma, di Emily, diciamo che le spese sono state coperte un po' dai parenti, ecco. Però per stare poi negli Stati Uniti, dove abbiamo iniziato un ciclo di terapie per diversi mesi, lì era stato tutto a spese nostre, ma diciamo che la fortuna è stata che nel nostro paese, nel nostro comune dove vivevamo, conoscendo tante persone, avevamo messo, no, le classiche scatoline per raccogliere fondi, e quindi molti hanno aderito e ancora adesso, dopo 19 anni, grazie a Dio, c'è sempre magari l'evento, la solidarietà, continuano comunque a, quando possono, a darci una mano. Perché Christian, nel frattempo, per chi non guarda la TV e ascolta la radio, quanti anni ha adesso? 19 compiuti a gennaio. Quasi. Cioè, quindi voi da 19 anni che avete questo, vivete, insomma, questa vicenda. Esatto. Questo tunnel. Questo tunnel. Allora, scusami Fred, se mi permetto, perché vorrei comunque trasmettere una bella sensazione, è quella comunque di dare coraggio a nostro figlio, di comunque e anche alle persone che ci ascoltano, e comunque trasmettere amore, felicità, gioia, nonostante questa montagna che stiamo scalando. Certo. Diciamo. Guarda, si sente dalla radio, io poi ci siamo parlati prima, quindi questa cosa si avverte. Allora, noi siamo qua perché vogliamo aiutare Sergio e Emily e Christian. Se volete, poi la storia ve la trovate tutta su internet. La storia di Christian è scritto con l'H, christian.wordpress.com, lì c'è tutta la storia che, insomma, loro hanno riassunto per i tempi radiofonici che dobbiamo rispettare. Però c'è un'iniziativa molto molto bella, perché loro questa storia l'hanno scritta, e se uno poi acquista il libro della storia di Christian, che si chiama Christian e il suo mondo a colori, aiuta Emily e Sergio, che insomma hanno bisogno, perché voi continuate ad andare negli Stati Uniti. Non più, Freddy, non più. Ormai da qualche anno ci siamo fermati perché, diciamo, abbiamo trovato le strutture idonee qui in Italia, fuori regione, qualcuna anche qui in regione, però diciamo, abbiamo trovato in diverse regioni le strutture idonee, ecco, facendo abbreviando la cosa, ecco. Però le spese sono sempre tantissime, anche perché sono 19 anni, insomma, che voi appunto avete a che fare con queste, poi, con queste spese. Prego. Un'altra cosa che ci tengo a dire, comunque siamo, cioè adesso, a parte le strutture, ma a volte siamo costretti e comunque vogliamo, desideriamo andare per tenere sotto controllo, tutelare e salvaguardare Christian, quindi siamo a Milano, andiamo a Padova, andiamo, insomma, in giro Firenze, per l'Italia, Roma, andiamo a Firenze, sì, adesso a maggio dovremo andare al meglio di Firenze per fare un intervento. Christian ha comunque dei problemi anche respiratori, polmonari, e comunque fa la NIV notturna, cioè il respiratore, comunque l'ossigeno, e quindi dobbiamo comunque tenere tutto perfettamente sotto controllo. Un'altra cosa che ci tengo a dire, per noi non essere arrivati fino a 19 anni non è un traguardo, ma è un'immensa vittoria, perché queste patologie purtroppo ti divorano. Sì. E molto molto prima, però chi la dura la vince, e lottare e mai mollare, questi sono i miei motti. Bello questo messaggio di speranza, ma soprattutto di amore che ci date, che ci passate in questo sabato mattino. Allora, voi siete molto attivi, insomma, per quello che potete, sui social, su Facebook in maniera particolare. C'è un gruppo dove, se volete, potete interagire con Sergio o con Emily, più con Sergio, mi sa, che è quello che si dà da fare con il computer. Vogliamo da fare con Christian. Vabbè, certo. Vogliamo ricordare il nome del gruppo.
Allora, il gruppo su Facebook è Tutti Insieme al Piccolo Grande Christian. Ok, Christian è scritto con l'H, lo diciamo, che poi magari anche su WordPress, la storia di christian.wordpress.com, che è il sito, e Christian è scritto con l'H. Però se volete, ecco, Christian, googolando Christian Senigallia, esce fuori, insomma. Il libro è Christian e il suo mondo a colori, c'è un costo naturalmente, ma serve proprio per aiutare, per sostenere Sergio ed Emily, che ringraziamo per averci dedicato questi 10 minuti di tempo in questa mattinata. Noi abbiamo i tempi radiofonici, abbiamo la TV, però siamo una radio, quindi ci scuserete se magari abbiamo un po' tagliato. Non c'è problema, anzi è stato un piacere. Vogliamo augurare buon weekend a te tutti. E a tutti. Esatto. Grazie, dite a Christian, io sono vestito di nero e lui non sopporta il nero, però ho visto che ci sono delle sciarpe juventine lì, quindi alla fine. Sì. No, allora lui non sopporta o tutto nero o tutto bianco, ma bianco e nero sì. Bianco e nero della Juventus sì. Guarda, io manco lo sapevo, quindi non me l'hanno detta questa cosa, quindi vabbè. Grazie ragazzi, un abbraccio. Grazie, forte forte. Buona giornata. Ciao, ciao, ciao. Un abbraccio a tutti. Radio Linea numero 1.